Ciao a tutti, oggi un video un po' pazzarello. Sapete quando la mattina vi svegliate col cervello che gira e che ha voglia di fare cose strane? Ecco, oggi proverò a fare una cosa che già ve lo dico, non è veloce, non è pratica, ma io ci voglio provare lo stesso, cioè la famosa tripla cottura della pizza, vapore, frittura e forno, con strumenti casalinghi che non sono per niente adatti. Ok, siccome la cosa è in diretta praticamente, questo video non lo monterò, facciamo che come viene viene. Vi faccio vedere cosa ho preparato. Allora, qui ho quattro panetti pronti, hanno lievitato, è un semplicissimo diretto 65%, anzi 66% per essere precisi, ed è pronto per essere steso. E invece ora vi faccio vedere qua cosa ho preparato per la cottura a vapore. Non ho una vaporiera, quindi mi sono arrangiato come potevo. Qui ho un wok in cui ho messo un paraschizzi con sotto l'acqua, ora mi brucia. E con il suo coperchio per creare la camera del vapore. Olio per la frittura pronto, che si sta riscaldando, siamo quasi a temperatura. E terza cottura in forno. Ho preparato una pietra refrattaria messa all'ultimo piano e ho acceso grill con ventilato a 250 gradi. Quindi qual è il programma folle? Stendere la pizza, passarla al vapore per una prima cottura, dopo che avrà sviluppato con il vapore una leggera asciugata, credo poi perché sto improvvisando, passo nell'olio, una leggera frittura nell'olio per creare una crosticina, poi condisco come voglio, pomodoro, mozzarella, quello che voglio, e ripasso nel forno per terminare la cottura. Ok, sono un po' scettico, ma vediamo quello che succede. Quindi iniziamo con la stesura del panetto, semplicemente spingendo l'aria verso l'estremità, verso il cornicione. Non ho potuto stenderlo tantissimo perché la padella nella quale ho messo l'olio non è molto grande. Questo panetto è da 250 grammi, quindi se anche voi avete una padella non molto grande per l'olio, vi consiglio di farlo un po' più piccolo, magari 230-220. Via la farina in eccesso, stendo ancora un pochino, la prendo con i pugni e vado a metterla nel vapore, mi veniva da ridere. Ok, tolgo il coperchio, l'adagio su questa vaporiera molto molto rudimentale. Ecco, vedete, l'ho allargata ancora un po', ma non tantissimo. E chiudo, vediamo che succede. Non ho la minima idea di che cosa succederà. Super tentato di alzare subito il coperchio per vedere se sta cuocendo e crescendo, ma se alzo tolgo tutta la camera del vapore, quindi devo essere pazienti e aspettare. Spiamo almeno un attimo per vedere se sta funzionando. Funziona, chiudiamo. Ok, è arrivato il momento di scoprire. Sono passati 4 minuti. Wow, ragazzi, è stranissima, è sofficissima. Allora, io ho pensato di prenderla e trasferirla qui e farla asciugare un millisecondo prima di metterla in frittura. Ed eccoci alla parte più interessante. Ho riscaldato l'olio e l'ho portato a circa 200 gradi. Devo dire che ero un po' preoccupato. Mi preoccupava la parte di umidità che veniva dal vapore e avevo paura che potesse schizzare mettendola nell'olio. Ma effettivamente ha asciugato molto in fretta quell'umidità e poi era acqua calda, quindi non ha creato problemi. Infatti, come vedete, l'olio non schizza minimamente. E la cosa che mi ha sorpreso è che ha continuato a gonfiare anche durante la frittura. Pensavo che si fosse esaurito tutto nel vapore, invece l'impasto ha gonfiato anche nella frittura. Quindi ho fatto un po' di girata, ecco, solo quando l'ho girata dal lato del cornicione, siccome c'è lo spessore del cornicione che creava un po' una bolla, ecco lì l'olio sobbolliva un po' troppo e è andato a finire un po' dappertutto. Però devo dire che è stata abbastanza gestibile e vedete che prende un aspetto completamente particolare perché comincia a gonfiarsi di più e a fare una piccola crosticina croccante. E come vi dicevo, purtroppo la padella è proprio giusta, avrebbe meritato di essere stesa un pochino di più, ma non avrei poi potuto metterla nella padella. Ok, ci siamo praticamente, anche perché devo considerare di passarla anche nel forno. Faccio l'ultima girata e ci siamo. Intanto mi sono preparato ovviamente un piatto con della carta assorbente, perché prima di condirla e poi metterla nel forno gli darò un'asciugata. Eccola qui, qui non sapevo come prenderla,
perché avevo paura di rompere il cornicione, ma devo dire che invece è stato molto semplice. Quindi carta assorbente per togliere l'olio e guardate che aspetto fantastico. Quindi ho cercato di asciugarla un pochino anche sopra per togliere l'olio in eccesso, ma la frittura è andata molto bene, non ha assorbito parecchio olio l'impasto. Quindi ho condito con un pomodoro già cotto, ma molto leggero, cioè cotto appena appena con un po' di olio, un pezzetto di cipolla che poi ho tolto e basilico, una grattata di parmigiano, la mozzarella. E ho messo proprio un filino d'olio, visto che comunque presenza di grassi ce ne sarà abbastanza. Vado su questa piccola pala di legno e nel forno, come vi ho detto, preriscaldato con il grill ventilato acceso e pietra refrattaria e ho infornato alla massima temperatura. Io vi giuro che non ho minimamente idea di che cosa ne verrà fuori. Veramente stamattina mi sono svegliato con questo lampo nel cervello e ho detto: voglio provare, guardiamo un po'. Che meraviglia! Una girata e partiamo, no? Dall'aspetto sembra formidabile, davvero. Ok, credo che ci siamo. Guardate che spettacolo! Io davvero non mi aspettavo così tanto. È spettacolare! Inutile dire che è croccantissima, ora sono curiosissimo di tagliarla. Lo so, ma ve l'avevo detto, non è pratica, non è veloce, però guardate qui che meraviglia, è leggerissima davvero. Molto particolare la consistenza, ovviamente è croccante fuori. Vabbè, niente, ora l'assaggio. Mamma mia, un'esplosione di sapori. Non so se si è sentito quel leggerissimo crunch. È particolarissima. Ovviamente già la pizza fritta di suo è un po' croccantina fuori, ma questa conserva una morbidezza particolare all'interno. Veramente si intuisce questo passaggio strano che ha fatto tra vapore, olio e forno. Mamma mia, buonissima. Vergognoso, volevo chiudere il video, ma sono sporchissimo. Video pazzerello, se qualcuno di voi è pazzo quanto me e ci vuole provare, è divertente comunque e il risultato è molto buono. Mi rendo conto che è un po' laborioso, però me lo merito un bel like, un commento e se non siete iscritti iscrivetevi. Me ne mangio ancora un po' e poi sistemo la cucina. Ciao!